Buonasera, benvenuti a tutti, come state? Mi auguro tutto bene. Benvenuti, benvenuti. Come va? La musica non ascolta più i miei comandi. Ah, ecco perché. Allora. Un attimo solo. Aiden, me lo aspettavo. Chissà perché. A proposito, come stai? Ok. Scusate un attimo che risolvo sta cosa. Nice, ora ci siamo. Si sentono i suoni della soundboard? La Madonna! Perfetto. Hendrix 994, grazie del 27esimo mese. Finalmente col PC aggiornato. Oh, voglio vedere quanti FPS faccio su Tarkov. Alpaca 765, grazie del terzo mese. Rosso Fiamma, oh, allora ci sei, grazie del settimo mese. Allora, io sto già buildato per Woods, però farei volentieri una scav prima. Ancora solo dopo che... Ah, ma allora riesce a scrivere. Già l'Ape Train a livello 1. Raga, basta un resub, un qualche beat per arrivare a livello 2. Ma dove è vero, fa troppo caldo a vedere sto scav. No, scav vestita da cavolo è troppo cool. No, non è che è cool, mi fa caldo vederlo. Cioè, guarda, col casco quello antisommossa, col giubbotto antiproiettile, con la felpa delle Olimpiadi, col rig, madonna santa, che ansia. Sì, e poi la pistolina. Pa-pa-ra-pa-pa. Pa-pa. Peppino. Ti sei fatto capelli, Gigi? Eh sì, no, stamattina ho preso la macchinetta. Grazie, Donikash. Vediamo. FPS 1. Oh, 120 FPS su Tarkov. Nice. Facoltare sgazza del terzo mese. Mo, che scialo, porca miseria.
In 2K. No, raga, del wipe non so niente. Secondo me non ci sarà manco adesso. Ci sarà tra un po'. Secondo me. Poi, non prendete per assoluto le mie parole. Cioè, quella mia è una considerazione. Che fucile c'è? Azzo! Però mi serve caricatore e munizioni. Oh? Vediamo se riescono. Vediamo se sbucano. Nuova GPU o tutto PC? No, la GPU è sempre la stessa. Ho cambiato processore, scheda madre e RAM. Ma sì, giochiamocela con l'aereo. Tanto siamo degli scavi di merda, che ce ne frega. Seguiamo l'avione, vediamo quando troppo. Oh, perfetto. Sì, sì, il taglio dei capelli fa parte della configurazione. Oh, grazie Alpaca. Morirò bruttissimo, però fa niente. Morirò tra 3, 2, 1. Vabbè, comunque a brevissimo muoio. Ma una cosa utile. Che cacchio fa nel frattempo? Grazie mille. Grazie mille, Desa. È arrivato Desa, ha risolto la situazione. È arrivato a livello 4 dei train già subito. Così, madonna mia. Sì, almeno non era scav player, dai.
Io ho pochissimi soldi. Valla, anche stasera riesco. Perché anche stasera? L'ultima volta. Allora, l'ultima volta che ho fatto Tarkov è stato. Allora, contenuti. Video producer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E l'ho fatto 11 live fa. Andrea 988, benvenuto, grazie del sub. E l'ho fatto il 15 maggio. Ho giocato per l'ultima volta Tarkov. E tu dici che palle ancora stasera Escape from Tarkov, dove ho giocato solo i Age of Empires questi giorni. Il PC nuovo è una cosa di scandalosamente potente, arrapante e bello. Raga, tanto se va male Tarkov, comunque passo a The Age of Empires, quindi. La GPU è sempre la stessa, 3080 Ti. Solo che sono passato a 64 GB di RAM di DDR5 e in 9 12900K. La scheda video era già leccata, però cioè stavolta giro ho leccato il processore. La scheda video stava già leccata. Cosa vuol dire leccata? Prima di metterla la prendi, la lecchi e poi si mette, cioè un gesto scaramantico. Cioè, l'hardware prezioso va sempre leccato prima di essere, montato. E prima di passare la pasta termica e mettere il dissipatore, lecchi il processore e lo metti. Esatto, va assaggiato, ecco, va benedetto in qualche modo. Leonard, non ti so dire perché negli ultimi 3 giorni sono stato fuori, quindi non ho avuto modo di provarlo. Uritil te lo metti tu. GPU chip da consigliare. Ma il problema adesso è trovare la scheda video. Poi chip bisogna vedere cosa intendi e quanto vuoi andare chip. Gunpla Builder, ma leccare le cartucce della Switch fa male. Mm-hmm.
Sì, sì, no, Tarkov continua ad andare sempre benissimo e a cannone. $200. Ma perché è espresso in dollari e non valuta? $200 difficilmente troverai una scheda video soddisfacente. Sì, no, Gunpla. Allora, ragazzi, se avete una Switch... Non tutti la sanno sta cosa. Se avete una Switch, provate a prendere una cartuccia qualsiasi. Una qualsiasi di un qualsiasi gioco. E provate a leccarla. Per evitare che i bambini ingurgitino le cartucce, sono state laccate con... praticamente con una sostanza che le rende particolarmente schifose e pungenti. Quindi... se volete fate la prova. Basta una con la punta della lingua, una leccatina in un qualsiasi punto della cassetta e vedrete quanto fa schifo. La 1060 già può essere una buona soluzione se la trovi. Se qualcuno lo prova lo dica. Serve quel materiale sulle unghie. Si trova. Te pare un fucile dalla Lego? Cioè... guarda, a me inizialmente faceva cagare d'aspetto il DVL. Però poi ho imparato ad apprezzarlo e mi piace. Poi leccata con le pile... quello ti prendi la scossetta, vabbè, è diverso. No, il matchmaking è finito da 3 minuti e 56, 57. Semplicemente adesso si sta aspettando. Sta aspettando che tutti i computer degli altri giocatori carichino. E quello ci mette un sacco di tempo. Come mai esce Woods? E Woods è la mia mappa preferita. Domani per Resident per Elite al lancio? Raga, a dire il vero, io ho già quasi finito la recensione di Sniper Elite 5. Non potrei dirlo, però. Ci sto giocando da una settimana. The Sims, sì. Anche perché domani sera sarebbe Retro Night, quindi. Beh, sempre se lo troviamo Sturm. Mo infatti andiamo a vedere. Subito. Senso successo la beretta. La beretta teoricamente una c'è già, che sarebbe la 92 FS. Però non me ne frega niente. Posso mettere il fucile che vogliono, anche della beretta. Io voglio
La R7090, non me ne frega niente. Anche la RX mi andrebbe bene, ma vorrei troppo la R7090. Giochi what the fucking stream si può fare. Sono troppo sgargiulo. Cerca di avvicinarsi dolgemente. Raga, qual è la parola con la Z? Non mi sta venendo in mente. Perché non si può dire? Troppo impunito.
non ho... Вон он, блядь, ебашь его! Дай! Merda, devo uscire dall'altro lato. Calma, ora calma. Scappa, scappa, la ferita ci va ad andare subito. La ferita ci va ad andare subito, facciamo. La ferita ci va ad andare subito. Au. Dio mio, speriamo che sia aperta l'uscita lì. Grauto, grazie del 14° mese. Tra le mie droghe qua sotto. Eccola, ottimo. Questo era proprio il caso di usarla. Almeno mi ringrazio. Zambarella, non avevo visto 33 mesi. No, è vero, sono proprio maidenless, madonna santa. Grazie mille, grazie infinite. Mua.
Non voglio sapere quanto vale ora la Red Rebel. Secondo me è scesa, però comunque deve avere il suo valore. Ma non può essere venduta sul flea market? No. Non mi ricordo. Ti prego, no. Fa che sia uno scarso, fa che sia uno scarso. Questo deve essere proprio scarso, che non mi deve beccare. Ti prego, guida la mia corsa verso la salvezza del fumogeno verde. Ti prego, fammi uscire dalla mappa e... prega che non mi... Uno. Sì. Non avrò mai soldi per metterlo sul flip, però sì. Non ce li ho tutti quei soldi. Non ce li ho i soldi. Farò il modesto. Allora, vediamo di farli. Voglio fare tanti soldi. Tanti soldi. È vero, le medagliette! È vero, che erano quasi finite. Ragione, ragionissima. Hai ragione da vendere. Vai.
Bello. 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 Madonna, sono stato a chiappe strettissime fino a quando non sono uscito. Facciamoci un altro giro su Woods. Sì, perché l'ho venduto a un prezzo più basso. Madonna, finalmente soldi. Soldi, finalmente! Finalmente vedo i soldi, li vedo, ci sono! Io avevo iniziato con 38.000 rubli stasera, ero poverissimo. Mannaggia la puttana. Madonna, che bello. Gesù Cristo ha compiuto il miracolo. Sì. Che bello. C'è tanto del rischio. Posso comprare la benzina! Posso comprare la benzina! Fammi la spesa, ma davvero! Big Joy Box, grazie del 25esimo mese. Madonna, stasera, ma adesso mo affrontiamo le run molto più a cuor leggero. Facciamoci sta scava reserve. Madonna, che bello. Che bello, che bello. Bello proprio, bello, bello. È molto bello. Vediamo, Aida. Cosa chiede a San Gennaro? Cosa chiede a San Gennaro? Un metro di kebab, più le patatine, con il Best Friends, i film, il ventilatore! Sì, no, cioè, avevo visto i due video separati, ma non insieme. La FI viene tolta dal prezzo di vendita? No. No, Shadow, io sono veramente povero, quindi. Ma non è nessun problema all'indice. Il ventilatore, le patatine, il best friend. Madonna, che cozzali. Sì, sì, lui dico, cioè, non... cioè, c'era semplicemente verso il basso. Zeb 69. Mi stai dando dell'accattone?
Esatto, banane, mandorle e cozze. Anzi, pennette, banane, mandorle e cozze. Raga, madonna, ti prego dimmi che c'è lo spezzone su YouTube. Cioè, questa era proprio la scena. Qualora mi avessero ucciso con la Red Rebel, che io vi ho detto non ditemi il valore. Ma un'altra occasione di riscossa? Dov'è? Vero, Pia? Vado, dov'è il momento, madonna? Quando mi ammazzano con la roba buona addosso. Ma Ugo, era della signora accanto, me l'aveva data per rifare il colletto. Vabbè, ecco. Sarà sicuramente stata una di quelle pellicciacce ecologiche che non vanno. Gliela ripagheremo. Ecco. Era un giaguaro reale. Era una Red Rebel. 20 milioni. Uè, Peppino, come stai? Beh, vieni a giocare, Peppe, non fare il ciccione, dai. Peppere Peppino, Peppino, Peppere Peppino. Appena c'è il web ci sfondiamo, madonna, che bidone che sei, Peppe. Sei proprio un bidone, porca miseria. C'è che devi a giocare, appena c'è il web ci spacchiamo, madonna. Però quanto fa il prezioso Peppino, madonna santa. Cioè, non gli chiede di giocare? No. Ma te scoppiasse una palla, Peppi.
Master G93, benvenuto, grazie del sub. Rider. Sono morto. Sono morto. Una volta è Natale. Te li taglio io, Marco. Ma la partitina dei Age of Empires. Raga, mo vediamo. Con calma, una cosa per volta. Tagliali a me i capelli. Ma tu c'hai i capelli alla Gomorra, la Jenny Savastano. Albi, grazie del 16° mese. Sopravvivi o paga pure.
Fiorum 94, benvenuto anche a te, grazie. Sì, Anthony Broker, mi vuoi morto e vomitante. No, io stamattina mi sono messo proprio sciallissimo, cioè ero con la macchinetta, quella mia, io quella brown impermeabile, letteralmente sotto la doccia. Peppe, solo la testa. Aiden! Prima Peppe ho tirato fuori la Red Rebel, stavo con 30.000 rubli, mi sono rifatto l'economia. Ecco, Peppe ha appena portato sfiga comunque. Avevi trovato la Red Rebel. Comunque più o meno l'ho venduta a 3 milioni e mezzo. Di quei mod ho finalmente aggiornato il comando PC col computer nuovo. Quindi adesso il PC è quello lì che c'è nel link. I see some test the cazzo. No!
Ecco, questo è morto. È qualcuno che si affaccia, non c'è. Ah! Bravo. Troppo esposto, non c'è altro modo di sparare da lì. Facciamo un giro a customs, dai. No, Peppino sì, assolutamente. Cioè, è colpa di quel porco di Peppino. E se si faceva i cazzi suoi e non diceva che morivano tutti. Questo perché Peppino c'ha la testa a siluro. Thank you.
Ma guarda che dopo questa, per accontentare tutti, ci facciamo un bel giro di Age of Empires, dai. Mirando tutti i LED del PC, sono troppo belli. Proprio Smashmetron. È molto bello. Ve lo faccio vedere. C'è una discoteca, tutte e due. Discoteca. Ma fai tantissimi FPS con più LED. Di solito prima della scheda di video che toccava con le fascette, non sto scherzando, si è visto prima c'era un hard disk messo giù e l'abbiamo spostato, fascettato alla grid inferiore. Niente che non si possa risolvere con le fascette.
Marmelliamoci. Scorta? Sì. Non ho capito se l'ho caricato, se l'ho coricato l'altro. Mannaggia! Beh, Age of Empires. È ucciso pure Zelensky. Oh. Cambiato titolo? C'è un aggiornamento di Age of Empires? Ah. Vediamo nel frattempo che aggiorna, che succede con sta patch? Allora, bilanciamento. Sistemato il bug dove i villani potevano alcune volte usare i loro lupi o pecore. Ah, le armi per dei lupi e delle pecore contro le truppe nemiche. Fix generali, fissato il bug quando le unità hanno ignorato il comando. Quando premisci. Madonna, sì!
Madonna, che sta cosa la odiavo. Fissato il bug quando il player non poteva shiftare un attacco in coda senza il multiplo di pres- ah. Ora puoi mettere in coda edifici. Per quante strutture puoi, oh, puoi ottenere? Previously the placement of last building will be cancelled. Madonna, sì. Che è una cosa che odiavo. Ah, quindi solo questo, ok. What next? Public. Ok. Ma 8 giga d'aggiornamento. Ah, no, la patch ha finito, deve solo applicare. Che fibre hai? La gigabit industriale. Di Fastweb. Solo di spacchettamento tutto sto tempo. Vediamo una cosa, posso mettere in modalità safe. Scarica. Mi mettevo a fare praticamente a consumare gli AP di Project QT. Solo che prima di metterlo su in live devo attivare la modalità censurata nel gioco. È un gioco di Notaku. Allora, menu, perform, safe for work, yes. È tempo che finisce. Non ce l'ho le carte. Le ho già fatte. Allora, per Iris. Madò, si vede che modalità safe, che non sta la versione zozza.
Allora, promuovi. Mi servono gli archi. Nostri strong. Sweep. Sweep. A posto. Beh, alla fine soltanto questo potevo fare. Vediamo sulle battaglie. Ah, c'ho quelle dell'invasione che non ho fatto ancora oggi. Ok, line up acqua. Che brutto però che i modalità safe for work togli i suoni, perché ovviamente le voci possono dire porcate. Cagare seriamente. Facciamo la seconda challenge. Oh, sono andate di merda. Direi che lo fanno, fanno molti più danni. No, Azur Lane purtroppo non sono, non sono grande fan. Le avranno aggiornati i boss delle, di queste fight. Cioè lì si faceva molti più danni. Cioè io facevo 500.000, 6, 700.000. Ah, finito Joe Empires, perfetto. Allora lo rimetto in modalità not safe for work, che sennò poi me la dimentico. Infatti ora si sentono i suoni. Vediamo se è tornato come prima. Sì. No, però no, sta skin. Dov'è? Comunque, Joe Empires. Abbonamento? Non l'avevo visto. Oh, Ryukai Serita, 18 mesi, grazie mille, è molto bello. È molto bello. Allora, ci mettiamo un bel background di Leone di Lernia, così poi chilliamo proprio nella maniera più totale. Ah! Devo fare la stessa cosa di prima con Fubar, aspettate un attimo. Era suoni. No, impostazioni audio. Volume up. Dov'è Fubar? Eccolo. Su music. Vediamo. Sì. Sansonico Capello, stamattina
Ho detto, ma fa troppo caldo, me li sono tagliati. E io mi sento un coglione. Sai, sono sfigato e non so come posso fare. Vediamo. Non mi aiuta nessuno e mi sento. Li siete usati su? Sì. Vabbè, oramai la skill l'avevo fatta dalla caserma. No, questo non l'ho vista. Non l'ho vista, Aiden. Ok. E tu non vuoi fare? No, io no. Un pochino. No, ah, vabbè, poi me lo vedo. Addo cazzo potute sci la tri. Non paragoniamo Armando a Leone di Lernia, per favore. Perché siete pazzi a tagliarveli da soli? Cioè, una cosa qui... Cioè, facevo in caserma, la faccio anche adesso. Poi con la macchinetta non puoi sbagliare. Cioè, te la passi e... Fino a quando non taglia più. Non credevo a questa donna scemo. Le foto che teneva sul comodino con tutti gli uomini che andava lei così disgraziata. Scemo. Questo è fiducia in me. Vacca bastarda, latre in rombusciato, stonato, schifoso, moquato, mignotta, ti amo. Con tutti i cazzi che hai preso, sono contento per te, per te, per me, per sorte, canè, per siente. Per tutti i camionisti. O inglesi o francesi, è incredibile. Ho scaricato, cioè cambiato computer. Carica sempre lentissimo. Cioè non capisco perché alla prima run. No. Si è stutata tutta cosa, raga. Aia, questa non è una, questo non è un buon segno. E ho perso pure rank. Di conseguenza. Questo mi sa che è l'alimentatore. Cioè, cacchio, Sniper Elite, ok. Come si chiama lui? Tarkov che consuma il mondo, ok. E Jovampire scrascia, cioè fa spegnere il computer. Fammi capire. Scusa, mo provo ad avviare, cioè, una partita in locale, perché sennò, cioè, fare di nuovo sta fine, cioè, che finaccia. Non credevo a questa donna scemo.
e fiducia in lei. Canale 2, Canale 2, Canale 2, la prima rete non so vedo, la seconda rete non so vedo, la terza pure. Canale 2, in bassa Italia non si prende, a Manfredonia non si vede. No, Aiden, cioè sugli SSD non si deframmenta. Non sono dischi meccanici. Sono arrivata alle 8:10 quando ho acceso la televisione. C'era un film bel di Tinto Brass. Così ho chiamato Annena Rosa. Alla prima scena d'amore si è addrazzato Lupongo. Sulla branda abbiamo consumato. Io pensavo all'Angelina, quella lì mi fa impazzire. Quando bacia a me mi fa venire. Vediamo. No raga, mantenete la bet, cioè non... Ma guarda un po' quando poi lo tiro out, ma chi ne chiude mai? Da Milano a Torino tu m'hai fatto compagnia, sub da bar mangio una macchina. Son tornato a Cerignolo, non si vede la televisione, mo m'ascolto un disco di Leo. Non è solo 100 miglia perché si è spento il PC appena è partita la Ranked. Voglio vedere se succede ancora. Ma già il fatto che ci stia mettendo così tanto tempo non è buon segno. L'alimentatore non l'ho cambiato, ma forse dovrei... Vediamo se esplode tutto. Erezzuo! Reiti, zio Nav! Albertino, non ti cazzare, sono una questione di orario. Yagi, sperita! Adesso cambiano il nome. Ah, sì? Si cambia di DJ Tran. Io! Tia, Gan! No raga, la roba mia l'ho spostata tutta su un M2 nuovo. Proviamo a fare bordello. Si è spento di nuovo raga. Raga, io la chiudo qua. Vabbè signori, ci becchiamo venerdì. Grazie a tutti per essere stati con me, sono stanchissimo. Ci becchiamo appunto venerdì e niente, devo risolvere sta cosa con l'alimentatore. Buonanotte a tutti e a venerdì. Ciao!